fare i complimenti al signor Giuseppe Belviso, che ha pubblicato un libro con all'incirca dentro un 130 pagine, sì, dal titolo Tutto quello che Berlusconi ha fatto in 20 anni di politica. Sì. Mi arriva sta busta chiusa, io apro, vedo il libro, leggo il titolo, apro, 134 pagine bianche. Sei veramente il mio eroe. E costa 4,90 euro. Sei il numero uno al mondo. Ora esce anche il mio. Le battute di Ivo Abido è uguale? Aspetta, perché comunque dietro sul retro c'è quel famoso contratto. Ve lo ricordate il contratto? Certo. Che il buon Silvione Berlusconone firmò con i cittadini italiani. Da Vespa. Sì, da Vespa, era bravo. Allora, è originale proprio, eh. Possiamo leggerlo, mi dai la base cazzate dell'ex premier, per favore? Allora, attenzione. Tra Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936, leader ai tempi di Forza Italia e della Casa delle Libertà. Sì. Con i cittadini italiani si conviene e si stipula quanto segue. Sì. Silvio Berlusconi, nel caso di una vittoria elettorale della Casa delle Libertà, che è Arcore, sì, più libera di quella non ce l'è, si impegna in qualità di Presidente del Consiglio a realizzare nei 5 anni di governo i seguenti obiettivi. Sì. Allora, uno, abbattimento della pressione fiscale. Non mi far parlare! Non mi rovinare il libro, che devo ancora leggerlo! Con, allora, l'esenzione totale dei redditi fino a 22 milioni di lire annui. E questo, se non sbaglio, sì, la... Sì, forse no. Sì, 11.000 euro l'ha fatto. No, era 5... Sì. Adesso è 5.000. Se guadagni meno di 5.000 non paghi le tasse. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè. Tanto non è che... Sì, infatti, tra un po' ci siamo tutti. Vai. Con la riduzione al 23% delle aliquote per i redditi fino a 200 milioni. E non è vero. Assolutamente non è vero. Con la riduzione al 33% per chi ne guadagna sopra i 200 non milioni. È non è vero. Con l'abolizione della tassa di successione e della tassa sulle donazioni. No, una parte è stata fatta, ma non è proprio così. È il 10%. Poi, attuazione del piano per la difesa dei cittadini e la prevenzione dei crimini, che prevede tra l'altro l'introduzione dell'istituto del poliziotto, carabiniere o vigile di quartiere della città. Ma dove sono? Dove cazzo che hai tolto i soldi a sta povera gente? Che c'è gente, ci sono dei poliziotti che devono farsi benzina da soli, si devono comprare le scarpe nuove perché gli date soltanto le scarpe sinistre. Che cazzo siete, Maccio Capatonda, che fa le parodie del carosello, porca troia, con la ciabatta destra. Marco, non hai letto PS, me le faccio tutte, ebbene. Vabbè, poi una serie di altre promesse che ovviamente non ha mantenuto. Io ma questa, questa è la parte più importante. Sì. Nel caso in cui, al termine dei 5 anni di governo, almeno 4 o 5 di questi traguardi non fossero stati raggiunti, Silvio Berlusconi si impegna formalmente a non ripresentare... Non ripresentare la propria candidatura alle successive elezioni politiche. In fede Silvio Berlusconi. Quindi non ci riprovare di nuovo. Basta, hai rotto i coglioni. Aspetta, è datato 1994, sì, quindi sì, sei ricandidato altre 4 volte. Cioè, oh, ora è un avatar. E soprattutto c'è una firma. In fede, sì. Emilio. 105 Zoo, only for you. Only for you. Only for you.